Salve a tutti raga, ben ritrovati qui da Mr. Watty con Retro Lovers in collaborazione sempre con 4Gamers. Quest'oggi andremo a conoscere un altro gioco direttamente dalla Capcom in collaborazione con Virgin Active, all'epoca in cui facevano ancora i videogiochi. Siamo su Super Nintendo ovviamente, e vi ricordo come al solito che nei commenti potete ovviamente consigliarmi dei giochi anche per questa rubrica. E sappiate ovviamente raga che questo nel menu principale è l'intro del gioco. Come vedete si parte esattamente da qua con le sagome di Paperino, Topolino e Pippo che giocano con Pluto. E la cosa che mi ha stupito di più, raga, di questa intro è che fosse uno dei pretesti più inutili per avviare una trama di un gioco. Ma comunque, perché il gioco di per sé, raga, non è neanche male, ma l'intro è veramente una delle intro più stupide che abbia mai visto. E Pippo fa uno dei suoi numeri, guarda, te lo ritrovo io, guardate che stronzo, lo saluta proprio e se ne va dalla parte opposta. Preoccuparmi, e chi si preoccupa? Giustamente Topolino, anche se Pippo gli ha detto guarda che ci penso io, comunque sa benissimo che ci deve pensare invece lui stesso, perché Pippo non farà nulla. Adesso comincia la nostra avventura. E poi cade. C'è deficiente, c'è lui corre, non vede che a un certo punto la terra finisce e cade. Vabbè, ditemi se non è uno dei più stupidi motivi per cominciare un platform, però vabbè. E siamo alla cima degli alberi. Vediamo un attimo i comandi, che tra l'altro raga, non so se vi sembra anche voi, guardando sto scenario iniziale, non vi ricorda leggermente il primissimo Rayman sulla prima PlayStation? Il tempo, come vedete, è lì sopra un po' mimetizzato, se vogliamo, perché comunque è colorato di blu come il cielo, ma volendo si vede. La cosa che mi ha inquietato di più di sto gioco è, come vedete, l'icona di Topolino, non so se la vedete, è senza occhi. Cioè ci sono proprio due pallini neri, cioè non ha gli occhi Topolino, vabbè. E apre la porta in due fasi, un po' strano ma non importa. E qui abbiamo questo mago, credo, che ci spiega la situazione. Sto cercando Pluto, il mio cane. L'hai visto passare? Sì, il tuo cane è stato catturato dal bieco signore di questo mondo. E sarà l'imperatore Gamba di Legno, non è che poteva essere qualcun altro. Tipo Macchia Nera, che era più figo, e non te lo restituirà mai più. Anche nei Kingdom Hearts, raga, usavano Gamba di Legno, ma mai Macchia Nera, che magari solo dei fumetti, ma cazzo, era molto più figo, perché Gamba di Legno, che è un coglione. Lanciava un incantesimo su Pluto, come fa con tutti i suoi prigionieri. Ti avverto, i suoi poteri magici non sono mai stati sconfitti. Non cercare di liberare il tuo cane. Don't do it, invece lo fa. Mettiti in salvo. No, io faccio il cazzo che voglio. Vaffanculo, non lo abbandono, giustamente. Se Dio mi dove posso trovare l'imperatore Gamba di Legno, e tanto, se proprio insisti, muori. Segui le statue dell'imperatore. Una dopo l'altra ti condurranno al suo castello, che poi in realtà vedremo non sono delle statue, sono delle porte. Beh, grazie a Dio. In realtà non è un addio, perché lo incontriamo un po' di cose strane. Sparagirò delle scatole magiche per tutto il paese. Ti saranno d'aiuto quando sarai in difficoltà. Va bene. Nel tuo viaggio, buona fortuna e stai attento ai poteri magici dell'imperatore Zurg. Ah no. Tenetevi a mente il dito in su questo mago, perché lo rivedremo. E così partiamo con questo platform. Ah, e tra l'altro mi ha sorpreso molto sta cosa che i blocchi hanno solo quelli rossi, mi sa, che riappaiono. Quindi forse ho sbagliato tantissimo. Anche perché poi il frutta fa scivolare. Ecco, solo questi riappaiono, purtroppo, e quindi ho sbagliato tantissimo. Partiamo bene, vabbè, c'era solo una stanza segreta, niente di importante. Un piccolo Gamba di Legno che è sparito, che prima gironzolava di qua, non c'è. Andiamo avanti, ecco, è già il primo colpo. La cosa originale, diciamo, di questo platform è che sì, è vero, stavolta sì, c'è l'obiettivo di distruggere i nemici, ma al primo colpo li stordisci, come vedete. E si discosta un po' da Mario, perché non li one shot subito, anche se ci atterra sopra. In questa forma, perché poi vedremo, spero di fare in tempo, che Topolino in realtà ha varie forme, ma questa qui, come nella sua prima forma, si limiterà a fare ciò, a saltare sui nemici. Poi l'altra forma vedremo a vari attacchi. Questo bussatore, se vogliamo, mi ha subito ricordato il canto di Natale di Topolino. Non so se è voluto il riferimento, anche se vi ricordate c'era la faccia di Pippo nella porta d'ingresso. Però il batacchio, ecco come si chiama. Scendi, scendi. Potresti sbrigarti, grazie. Eppala. Culissimo, raga, sono riuscito ad arrivare appena in tempo senza pungermi. Non so esattamente questi pomodori giganti per qualche motivo ci siano, perché non è che siano molto utili.
E poi anche il nuoto ha gradito Plinio particolare, perché tecnicamente lui nuota un po' la Super Mario, ma va a fondo, come vedete, ha quest'aria inquietata, spaventatissimo, perché sta affondando giustamente un topo in acqua. E adesso arriviamo al primo boss. Tutto strano, non si sa da dove l'abbiano tirato fuori, quelli della Capcom, ma complimenti. Ci vuole massima concentrazione, perché può sembrare facile, ma per fortuna ho solo preso un colpo, e già questo è un vantaggio. Per adesso fa schema così, poi diventerà più temibile. Ah, e poi c'è questa particolarità del gioco che non ho capito. Anche a Topolino può succedere. C'è il personaggio glitcha così tanto che sparisce, non si vede più. Io non so perché. Secondo me è gravissimo, fa sparire anche se è stato colpito. Pertanto il protagonista, cioè, non deve mai sparire dalla schermata, credo, no? E invece hanno scelto così. Molto così. E queste sono le statue di Gamba di Legno, appunto, come diceva. Però sono delle porte, non è che diventi con le statue come diceva, però. Strano, perché le mele di solito nella Disney pensavo fossero il male, fin dai tempi di Biancaneve invece. Oh, è ovvio. Queste rane, raga, vi giuro, anche se non è possibile, mi ricordano un sacco Battletoads, non so perché. O forse addirittura la rana di quella di Looney Tunes, però, quindi la rana canterina, quindi... In ogni caso sarebbe una citazione sbagliata. Intanto noi passiamo di sotto, c'è questo trick. Quanto sono sculotto da 1 a 1000? Oh, tanti cuori, bravo gioco, bravo. E poi ci sono Lontre, credo, o Castori, non lo so. Ah, poi ci sono qua le stelle, mi ha stupito che proprio in contraddizione a Mario dalle stelle qua devi scappare, che ovviamente potresti schiacciarle nonostante siano appuntite, non ti verrebbe mai in mente, però. E qua ci sono i piccoli gamba di legno, perché sì. Madonna, ma vabbè, lo sapevo che succedeva. Tu e il tuo bastone, sai dove te lo ficchi, no? Ma dai, non si intontisce neanche, vado via. E va fangulo, eccolo. Ecco, siamo già al boss, meno male, come vi dicevo. E questo è già un po' più impegnativo, ma dopo vedremo una prima trasformazione in Topolino. Ah già, che poi finché sta in alto è immune da tutto all'inizio. E solo l'headshot funziona, a parte quando è in Berserk, mannaggia lui. Dai, piglialo, sei cretino. Vedete, poi glitcha troppo, troppo lontano. Ce n'è sempre una. Oh, e una è andata. Poi, e anche lui ovviamente ha il suo periodo di immunità. Ah giusto, ci posso anche saltare sopra. Ma perché se l'ho colpito io perdo comunque il colpo? E lui ovviamente non sembra seguirmi molto, sembra invece molto automatizzato. E vabbè, ma se vai subito in Berserk. E no, sbagliai! Se arrivo da lui full lo batto. Non solo arrivo da lui full come adesso, quindi non ci sono problemi. Lassù non lo posso beccare. Vai così! E un colpo è fatto. Poi... A coglione, continua a starmi a guardare, non lo so io. Ah, Berserk, vado via. No, vabbè, però quante volte di seguito. Ah, e questo vale sì. Dove sono andato? Ma glitchato, vedete, raga, non è normale che glitcha così tanto che sparisce il personaggio. Oh, colpito di nuovo. Colpitissimo. Dai che sei morto. Mannaggia lui. Ce la fo. È nostro. Un colpo, mi sa. Colpito. Dai, mannaggia. Forse è l'ultimo adesso. Dai, colpiscilo. Colpito mai nella maniera, perché io sono rimasto immune fino a quando il nemico è andato sotto di me, e in quel modo la hitbox ha funzionato e quindi l'ho ammazzato proprio da stronzi. Questo siparietto non l'ho capito. E beh, un modo al posto di Super Mario che c'è la bandierina, Topolino finisce così il livello. Vabbè, io l'avrei fatto più omogeneo a modo di Super Mario, che quindi la bandierina è già lì, invece qua hanno stravolto tutto, vabbè. Adesso, prima di salutarci, mi spiace che il tempo è volato, però volevo farvi appunto vedere la trasformazione. Super incredibile, che diventa un po' Aladdin, secondo me. Vedi, abbiamo detto addio, ma c'è comunque davanti a noi. Vedo che te sei cavata, e beh, con le magie dell'imperatore, magie incredibili. Oh, salve mago! Cosa ci fai qui? Sono venuto per darti questo turbante magico. Oh, grazie. Ma cosa serve? Con questo turbante avrai il potere di fare magie incredibili e di rimanere sott'acqua per molto tempo. Quindi mi mette le branchie, oppure una minaccia, che rimango sott'acqua per molto tempo. Usalo saggiamente e sta attento. Va bene. Molto Aladdin sta cosa, però. E vium! Turo Bracchetti, signori. L'applauso. Ovvero la tendina banale banale dei trasformisti. Come vi dicevo, se vi siete tenuti a mente la posizione del mago, anche Topolino ha preso lo stesso virus, a quanto pare che rimane così in questa forma. Ma la cosa figa è che è una trasformazione. Turo Bracchetti, signori. E perché questo? Perché è vero che tecnicamente Topolino nella sua trasformazione è più potente, ma
non può afferrare. Hanno magari tolto qualcosa, perché sennò uno stava tutto il tempo con sta forma, quindi ci sta. Anche se non ha molto senso, però giustamente il nostro tempo è scaduto. Ah, e come al solito, vediamo un ultimissimo dettaglio di sto gioco. La pausa, per essere su Super Nintendo, una banale scritta pausa non è sottintesa. Quindi, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like, di commentare, di condividere. Passate in descrizione per il sito di fogames.com, dove parliamo di videogiochi a 360 gradi. Sul mio profilo Wattpad scrivo storie. Sul mio secondo canale Rap Massimo, il canale Watt Fantasy, dove ci scrivo film vecchi e dimenticati. Sul mio profilo Gaming Jolt, dove trovo i giochi sviluppati da me. Io vi ringrazio come sempre per la visione. Ci vediamo al prossimo video. E ciao, Mr. Watt.